Ciao a tutti, sono Scarlett, vi parlo dalla mia stanza e oggi parliamo di donne. In questo venerdì 8 marzo avevo preparato tutt'altro tipo di video, avevo preparato un video haul, ma non appena ho finito di girarlo. Sul canale L'Angolo degli Arcani della mia amica Sara, che saluto, è andato online questo video tag che si chiama Essere Donna, che ho trovato bellissimo e adatto alla giornata, e quindi ho cambiato idea in corso d'opera. Il video lo vedrete la prossima settimana. Oggi ci facciamo due chiacchiere. Questo video è stato ideato dal canale di Debbie e dai consigli di Antonella. Vi metto i link di tutti e tre i canali, Debbie, Antonella e Sara, nell'info box. Direi di partire subito, ma come al solito, prima vi ricordo di lasciare un like di incoraggiamento e di iscrivervi al canale attivando la campanella per non perdere neanche uno dei prossimi video. E partiamo subito con le domande, che se anche fatta una certa mi dovrei sbrigare. Domanda numero 1. Vado giù e leggo perché è lunga. A che età hai iniziato a sentirti donna, ad esprimere la tua femminilità e in che modo? Ma io credo di essermi sempre sentita in realtà donna e di aver espresso sempre in realtà la mia femminilità già in tenera età, perché maggiormente io esprimo la mia femminilità attraverso la danza, attraverso il ballo, e da che ho ricordi io ho sempre ballato, anche prima di iscrivermi alla prima scuola di danza. Ho sempre ballato, mi sono sempre sentita donna mentre ballavo, e quindi diciamo che la mia femminilità l'ho sempre espressa così e l'ho espressa da sempre. Domanda numero 2. Il tuo rapporto con tutti gli uomini della tua vita, padre, fratello, amico, fidanzato, marito? Al primo posto c'è il mio papà. Il rapporto con il mio papà, lo dico sempre, l'ho detto in molti miei video, io sono stata una donna molto fortunata con il mio papà. Abbiamo avuto sempre un rapporto molto stretto e bellissimo. Papà è stato quello che mi controllava fino ad una certa età e ha cercato di indirizzarmi e di darmi un'educazione, ma è sempre stata un'educazione molto libera. Mi ha sempre cresciuto con l'idea di essere una donna libera, di essere una donna che poteva fare quello che voleva. Di essere una donna che poteva costruirsi la sua vita secondo le proprie necessità. Questo l'ha fatto con me, l'ha fatto con mia sorella ed è stato così anche con mia madre, perché si sono conosciuti da piccolissimi, sono stati sempre insieme e credo che anche quella che è mia madre oggi, è anche per il rapporto che ha avuto con mio padre. Un padre che è stato padre, ma è stato anche amico. Molto spesso amico, un padre che mi ha sempre seguita nelle mie passioni, un padre che è sempre stato con me quando ero molto giovane, ancora non avevo abbastanza sicurezza in me e non ero abbastanza forte come donna. Mi ha sempre seguita quando facevo le serate, mi accompagnava. Mazza quanti chilometri si è fatto mio padre, e l'ho fatto anche con mia sorella nella pallavolo. Mio padre era quello che, quando ero troppo giovane per andare in auto perché non avevo la patente, perché i miei amici non avevano la patente, era quello che al sabato sera ci metteva tutti in macchina e ci portava a ballare. È stato quello che, ad un capodanno in cui mi ero imposta, volevo andare a fare il capodanno a Cosenza, mi ha accompagnato la sera prima ed è venuto a prendermi la mattina dopo. Mio padre è stato quello con cui ho parlato tante, tante ore nella fase dell'adolescenza, in cui più di tutto, in quel periodo più di tutto mi stavo formando come donna e mi è stato vicino. E mio padre è quello che poi in realtà ha influenzato, fra virgolette, il mio rapporto con gli uomini in generale, perché avere un padre così ti porta a pretendere di avere anche un uomo così, no? Se sei abituata ad essere trattata in un certo modo, non ti pieghi ad altro. Con gli altri uomini ho sempre avuto un gran piacere ad avere amicizia con
gli uomini. I miei migliori amici sono maschi, Luca e Pierpaolo sono persone che sono vicine a me da anni e che portano il mio cuore davvero come se fossero dei fratelli, ma no, nemmeno fratelli, sono degli amici, ecco. Gli uomini sono diversi dalle donne nei rapporti di amicizia quando l'amicizia c'è, perché a volte può succedere che no, però quando l'amicizia si ha la fortuna di trovarla con degli uomini sono diversi e sono più piacevoli delle donne, perché con gli uomini non devi passare le ore a fare gossip, che è una cosa che io odio sparlare delle persone e gli uomini questo non lo fanno. Con gli uomini non si ha quel rapporto ossessivo compulsivo che hanno le donne, che se non le chiami si offendono, che se non ti fai sentire si offendono. Gli uomini non sono così, quindi per molti versi gli uomini come amici li preferisco alle donne. Per quanto riguarda invece i rapporti amorosi, stendiamo un velo pietoso perché, boh, forse non ci ho mai capito niente, ma boh, sono sempre stata quella da cui gli uomini scappano ma che poi ritornano, quindi boh, un giorno lo capirò se sono io lo sbaglio, se sono loro stupidini. Domanda numero 3, chi dice donna dice danno. Sei d'accordo? Come interpreti questo detto? È che gli dobbiamo interpretare, è vero che a volte siamo un danno, è vero che sappiamo essere pasticcione come non mai, però è anche vero che provateci voi uomini ad essere multitasking come noi donne, perché in realtà voi uomini le cose insieme non le sapete fare, noi sì, solo che poi ogni tanto ci capita di fare qualche guaio. Domanda numero 4, 3 parole per descrivere la donna che sei senza filtri. Io direi indipendente, sotto tutti i punti di vista, libera e passionale. Sono indipendente perché non ho bisogno di nessuno per vivere la mia vita, le persone che sono nella mia vita la completano, ma vivrei comunque senza. Libera perché ho sempre fatto le mie scelte senza farmi ostacolare dal pensiero altrui, libera anche perché non mi sono mai piegata ad essere dipendente di qualcuno, nel senso classico del termine, e passionale perché in realtà io tutta la mia vita la vivo con passione e la vivo delle mie passioni. Non potrei vivere in altro modo, io quello che faccio, quello che vivo, nella mia vita quello che faccio è quello che sono, ecco, e in questo senso credo di essere abbastanza passionale, non abbastanza, tantissimo. Domanda numero 5, come non dovrebbe mai essere una donna secondo te? In primis, io credo che una donna non debba voler somigliare ad un uomo a tutti i costi. Se avessimo la consapevolezza, come giusto che sia, che uomini e donne sono diversi e non dobbiamo essere uguali, assolutamente no, le cose andrebbero sicuramente meglio. Dobbiamo avere parità di diritti, ma non siamo uguali. Una donna è donna ed un uomo è un uomo. Come non dovrebbe essere una donna, poi? Dovrebbe essere più solidale con le altre donne. Questa è una cosa che ha detto anche Sara dell'Angolo degli Arcani nel suo video e concordo pienamente. Noi donne non sappiamo fare squadra, gli uomini sì. Gli uomini sì, noi donne non lo sappiamo fare, siamo portate ad essere sempre invidiose, siamo portate ad essere molto pettegole nei confronti delle altre donne, siamo portate a giudicare le altre donne e questo è molto 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 brutto. Perché io sono convinta che se invece noi donne sapessimo fare branco, sapessimo coalizzarci come fanno gli uomini, però siamo fatte così, io sono convinta che il mondo lo conquisteremo davvero. Domanda numero 6, descrivi il tuo ideale di donna, scegli tu se fisicamente o in generale. Io per rispondere a questa domanda ho deciso di dirvi che il mio ideale di donna è Maria Montessori. Ce ne sono altre a cui mi ispiro, altre da cui prendo fra virgolette esempio, ma Maria Montessori è esattamente la donna a cui aspiro ad essere, non a copiare, ma mi piace molto come donna, è una donna che ha vissuto pensandosi come persona in un'epoca in cui
le donne di sicuro non erano viste come persone. È una donna che ha messo la sua persona, la sua professionalità al primo posto, ma ha saputo anche essere donna, ha saputo amare e ha sofferto come donna. E poi è stata una donna che ha dedicato la sua vita ai bambini, quindi non può che essere quello il mio ideale di donna. Se invece vogliamo parlare fisicamente, ma io in realtà il mio ideale di donna sono io, forse dovremmo essere tutte così. Io mi accetto per quella che sono e cerco di migliorarmi. Lo sapete tutti, sono a dieta, sono sempre a dieta da una vita, ma solo per migliorarmi e non per aspirare ad essere fisicamente come qualcuno. E non, questo non c'è mai stato in me, anche in adolescenza. Vado bene così, sono nata così, mi accetto così, mi piaccio così, cerco di valorizzarmi per quelle che sono le cose di me che possono risultare piacevoli e cerco di nascondere i difetti, ma alla fine no, non ho un ideale fisico di donna. Domanda numero 7, donna o femmina, tu come ti collochi? Ma perché devo per forza collocarmi in una delle due fazioni? No, io non mi definisco o donna o femmina, io mi definisco entrambe. Sono donna con un cervello, con dei sentimenti, ma sono anche femmina con un istinto e quando c'è da seguire l'istinto mi piace seguirlo. Quindi sono donna e femmina insieme. Domanda numero 8, se potessi fare un salto nel passato, che donna avresti voluto essere? In quale epoca avresti scelto di vivere? Ma non lo so, non lo so, non lo so. Da quel che vedo mi piacciono molto gli anni 60. Ma non vorrei essere il tipo di donna che sono anche ora. Non vorrei essere diversa da me stessa, ma non vorrei essere diversa da me stessa in qualsiasi epoca. Poi sì, mi sarebbe piaciuto vivere negli anni 60, negli anni 70, non negli anni 50. Ma anche nella preistoria mi sarebbe piaciuto, mi piacerebbe. Ma non viverci, mi piacerebbe farci un salto temporale, ecco. Ok, il tag è finito, le domande sono qui. Non taggo nessuno perché, come al solito, questo è un tag che ha un po' di tempo. Non so chi l'ha fatto, non so chi potrebbe avere piacere di farlo. Se ne avete voglia, fatelo, in realtà come ho fatto io. Ho visto il video di Sara, mi è piaciuto e ho stravolto questa giornata. Colgo l'occasione per farvi, diciamo, gli auguri per questa festa della donna, ma sì, facciamoci gli auguri, soprattutto facciamoci l'augurio di non dover tornare mai indietro. In questo periodo stiamo rischiando seriamente di tornare indietro con i diritti che abbiamo acquisito, o meglio, con i diritti che altre hanno acquisito per noi. Stiamo vivendo un momento molto, molto brutto anche per noi donne. E quindi il mio augurio è quello di poter essere sempre libere di poterci esprimere come persone. Ecco. Se siete passati da qui, vi ricordo di lasciare un commentino così che io possa salutarvi per questo video. È tutto. Se vi va, ci vediamo al prossimo video. Vi mando un grosso bacio. Ciao!